6 la Romania contro Moiaga e Popescu. È una gara terribile, una gara micidiale. Ne vale la storia degli Abbagnale, che hanno provato in tutte le maniere a battere a Piediluco e a Lucerna i giganti inglesi, non ci sono riusciti. Del resto la loro preparazione non era ancora al massimo. La Mura ha preparato sempre nei migliori dei modi questo grandissimo equipaggio che è entrato nella leggenda dello sport italiano e mondiale. Questi due eroi di Castellammare di Stabia che ci hanno regalato emozioni e vittorie davvero indimenticabili. Stanno per partire, nella loro mente evidentemente sta transitando, passando tutti gli allenamenti, tutte quelle emozioni che stanno forse a mantenere, stanno a controllare, ma che un campionato del mondo evidentemente tira fuori, fa esaltare, e per un campione si tratta proprio di tutta quella spinta nervosa alla quale fa affidamento per superare i momenti più difficili. Eccolo i due grandi inglesi, Rograve e Holmes. C'è un certo nervosismo, tutta l'Inghilterra guarda questo equipaggio che deve dare il successo all'organizzazione, a tutta questa avvenimento che si affida alla prova di questi due grandissimi. Anche Redgrave e Holmes hanno remi in fibra di carbonio leggerissimi che regala l'estacità nell'uscita del finale. I due fratelloni di Pompei hanno cambiato il paio di remi proprio un mese fa cercando di ottenere una maggiore spinta, hanno sempre la loro solita barca, un empacker con una piccola toppa di assestamento al centro dell'imbarcazione, comunque l'imbarcazione in perfette condizioni tecniche. Vedete come Giuseppe e Carmine in questo momento stiano trovando la massima concentrazione, con Peppino Di Capua che è stranamente calmo, sta infondendo massima tranquillità all'armo campano. È un momento di grande responsabilità, ci sono state anche piccole polemiche su questo armo, il divario tra la Mura e Nielsen, tra i clan, tra le separazioni, tra il meridionalismo e il centro di Piediluco. Adesso le chiacchiere stanno a zero, c'è di mezzo la vittoria, ci sono questi 2000 metri da percorrere, ci sono due grandissimi avversari che sono la Germania orientale, Fassegno Giuseppe, 27 anni, diplomato all'ISEF insieme a suo fratello Carmine, che tenta ancora una volta di battere la storia e di conquistare il quarto titolo mondiale. Partenza venuta, partenza del due con Giuseppe e Carmine Abbagnale in acqua 2, in acqua 1 Brasile, 2 Italia, 3 Germania orientale, 4 Gran Bretagna, 5 Unione Sovietica e in acqua 6 la Romania. Partenza regolare al largo, intanto vediamo che la Romania ha preso una leggera punta di vantaggio, mentre Giuseppe e Carmine, che sono notoriamente dei passisti, cercano di resistere all'attacco della Germania orientale e della Gran Bretagna al centro del campo di gara. Sono 3 imbarcazioni praticamente sulla stessa linea, partenza abbastanza vivace dei fratelli Giuseppe e Carmine Abbagnale, che cercano di non prendere troppo distacco al passaggio dei 500 metri. Vedete ancora la BBC che ci mostra il duello tra Redgrave Holmes e Foster Greiner con l'Italia in acqua 2 che ha circa mezza imbarcazione di svantaggio, ma sempre sui primi. Abbastanza violenta la partenza di Giuseppe Carmine Abbagnale, 39 i colpi battuta dall'armo azzurro, abbastanza possente invece, fin troppo tranquilla e sicura invece l'azione inglese. Molto bella la barca inglese che viene ora inquadrata con la Germania al largo. Con la Germania che sono in questo momento a 36 colpi al minuto. Giuseppe e Carmine Abbagnale hanno davvero il difficile compito di sostenere in avvio il divario. Non sono degli scattisti, sono dei passisti che devono e vogliono far loro la gara nel migliore dei modi. 37 colpi da parte dei fratelli Abbagnale che sono ora in seconda posizione ad 1 secondo e 61 centesimi dai battistrada dei tedeschi orientali. Ecco da altra angolazione questa gara che ci interessa particolarmente per le gesta, per l'impresa, per scrivere un'altra pagina di grande sport da parte del due corna azzurro, da questi grandiosi, grandissimi atleti di Castellammare di Stabia.
Giuseppe Carmine all'attacco della Germania orientale, Förster e Greiner che già in batteria li hanno battuti passando nettamente ai 1000 metri. 36 Giabagnale punto a punto con gli inglesi. La Mura ci aveva detto che forse gli inglesi dovevano pagare un po' lo scotto di un grande avvio di stagione. Eccoli, vedete, Redgraves, Holmes, 36 sempre Giabagnale che stanno cercando di contenere la sfuriata della Germania orientale. Mentre siamo intorno ai 750 metri, vedete Holmes e Redgraves a 34 e mezzo colpi. Holmes e Redgrave attaccano in questo momento praticamente a pettine questa gara. La Romania cerca di tenere per la quarta posizione, Giuseppe Carmine e Bagnale tengono la seconda punto a punto con l'Inghilterra, tre quarti di imbarcazione di vantaggio per la Germania orientale. Questi Förster e Greiner, Udo Kühne, hanno cambiato il timoniere un mese fa circa della Germania orientale, la vedete inquadrata, ci sono circa 3 minuti e 20 secondi di gara. Con gli Abbagnale che cerco di tenere il passo, comunque è una gara durissima a questo punto della regata. Gli Abbagnale stanno esprimendo il loro massimale di potenzialità, di sforzo, di tutto. Vedete ancora, eccoli inquadrati in primo piano, Giuseppe al massimo della sua estensione, raccoglimento, vedete il grande sforzo di gambe. Abbagnale in questo momento sono a 36 colpi al minuto, 36 colpi, stanno sullo standard, cercano assolutamente di non prendere maggiormente il distacco dalla Germania orientale, mentre all'esterno c'è ancora la Romania, ma c'è soprattutto l'Inghilterra che non cede. Gara durissima, gara inesorabile, gara tiratissima per questi tre grandissimi equipaggi che stanno lottando la pari esattamente ai 1200 metri. La Bagnale 1,56 di distacco sulla Germania orientale, 1,32 praticamente da colmare sulla Germania orientale, sulla Gran Bretagna che è a 40 centesimi di secondo. È il momento di non mollare, è il momento di resistere. Questo è il momento migliore per gli Abbagnale, ma i due equipaggi stanno vogatando davvero in maniera esemplare, mentre vedete che distacco ci sono tra gli Abbagnale, gli inglesi e i tedeschi con tutti gli altri equipaggi, vale a dire tra i rumeni, tra i brasiliani e i sovietici. Eccolo, questo è il momento della verità per gli Abbagnale, che siamo così ai 1350 metri dalla partenza. È il momento di vedere se gli Abbagnale hanno qualcosa ancora da dire in questa fase della gara. Non cedono gli inglesi, non cedono i tedeschi. Abbagnale sempre a 36 colpi, inesorabile Giuseppe e Carmine, stanno cercando di mantenere il ritmo dei loro colpi, ma bisogna dire che Förster e Greiner stanno regatando magnificamente, vedete è salita 2,46 il divario sulla Germania orientale, 2,02 dalla Gran Bretagna sui battistrada. Speriamo che la condotta di gara dei fratelli Abbagnale sia un po' differente rispetto alle altre corse delle quali li abbiamo visto primeggiare, essere protagoniste, ma tutto l'incitamento qui sul campo di Nottingham naturalmente per gli inglesi. Ora l'esterno che vanno ad attaccare la barca tedesca, tre imbarcazioni praticamente sulla stessa linea, sono la Gran Bretagna, la Germania orientale e l'Italia con Förster, Greiner con una punta di vantaggio, ma c'è l'attacco inglese inesorabile che stanno cercando di contenere con gli Abbagnale all'attacco degli ultimi 500 metri. Italia, Gran Bretagna e Germania orientale sulla stessa linea, incredibile gara di questa del 2 con, vedete che intanto l'Inghilterra attacca all'esterno con l'Italia che rinviene fortissimo all'interno, una gara veramente da calcio palma, una gara che può lasciare il segno su qualsiasi equipaggio, una gara stupenda, la migliore vista in questo momento. Gli Abbagnale fuori programma che attaccano gli ultimi 500 metri, gli Abbagnale negli ultimi 150 metri che supera la Germania orientale, c'è la Inghilterra che è una mezza punta di vantaggio, gli Abbagnale ancora gli ultimi soldi che vince e vince la Gran Bretagna davanti all'Italia e alla Germania orientale. Veramente incredibile, un grande finale, non è stato sufficiente a Giuseppe e a Carmine Abbagnale per conquistare la medaglia d'oro. Io penso che comunque va lo stesso il merito ai due fratelloni di Pompei, ai due grandi
Vogatori di Castellammare di Stabia. Un applauso incredibile per questa stupenda